Grazie Presidente, Presidente del Consiglio. Io penso, mi auguro che sia stata una svista il parere negativo dato dalla collega Boschi alla nostra risoluzione, non mozione, anche perché il dispositivo del testo, e la invito a rileggerlo, senza polemica, ma proprio a guardare i contenuti, ricalca di fatto quelle che sono le richieste che arrivano da tutti i territori. Principalmente dal nord, certo, perché è quello produttivo che in qualche modo mantiene, tiene in piedi questo sistema paese. E in qualche modo ricalca, seppur con sfumature diverse, quello che lei, con slide o senza slide, attraverso dirette televisive o meno, va dicendo da qualche settimana a questa parte. E quindi la invito, prima di fare dichiarazioni di voto su quelli che sono i contenuti di questa risoluzione e delle altre risoluzioni, a rileggerla, perché è lei che ci ha detto in qualche modo che obbligatoriamente, visto che lei è stato, è ancora per poco, un amministratore, un noto amministratore, locale, che il patto di stabilità, anzi, ribattezziamolo pure col suo nome, il patto di stupidità imposto dall'Europa è un vincolo che in Collega qualche Buttiglione, modo. per favore, si allontani dai banchi del governo. Sì, ma non c'è problema, Presidente. Prego. So che il Presidente Renzi, seppur twittando, sta ascoltando quello che sto Andiamo dicendo. avanti, collega. Non sta twittando, va bene. Sta facendo altre slide per Collega, impressionarci io la direi che è prossima il caso volta. di andare avanti e di rivolgersi con rispetto al governo. Prego. Mi sto rivolgendo con rispetto, semplicemente sto. Marazziti, collega Marazziti, lo stesso vale per lei. Grazie. Grazie. Lei stesso ha detto a più riprese, su questo concordiamo, penso che concordino tutte le formazioni politiche, che il patto di stabilità è un qualcosa che assolutamente non solo deve essere rivisto, ma deve essere assolutamente cancellato perché, così come è fatto, perché alla fin fine va a premiare quegli enti che sprecano e va a colpire invece quegli enti che risparmiano, gli enti virtuosi. Quindi ci aspettavamo che ci fosse un passaggio forte oggi nel suo discorso, tanto nell'illustrazione quanto nella replica, relativamente a questo punto, cosa che non mi pare assolutamente vi sia stata. Comunque abbiamo in qualche modo sopperito a questa sua mancanza e lo abbiamo messo nel dispositivo. Così come abbiamo messo nel dispositivo quello che è assolutamente necessario fare, cioè una rivalutazione complessiva di quelli che sono gli impegni che questo Paese ha preso, non è colpa sua, però è onere suo in questa fase, visto che ha voluto di corsa prendere le redini del governo senza essere eletto, glielo ricordo, perché prima lei parlava di rappresentanza, però qui se c'è qualcuno che rappresenta il popolo siamo noi. Lei al limite rappresenta qualche pochi milioni di italiani che l'hanno votata delle primarie ed è una differenza non solo di forma ma anche di sostanza. Comunque, tolto questo inciso, lei è chiamato in qualche modo a dover rinegoziare con l'Europa quelli che sono dei vincoli che ci stanno letteralmente distruggendo. E la storiella, vede, la storiella del 3%, del fatto che lei può in qualche modo giocare dal 2,6 al 3%, beh, le ricordo che è un po' anacronistica la situazione. Perché noi abbiamo un qualcosa in Costituzione, che lei prima o poi dovrà rispettare, mi auguro che lo faccia perlomeno, che si chiama vincolo di pareggio di bilancio. Quindi può giocare quanto vuole sui numeri, può puntare tutto come ha cercato di fare su questi 10 miliardi, che non ci sono, ma che magari qualcuno le permetterà così di giocare come se fosse una scommessa più elettorale che di sostanza, perché guarda caso la caduta temporale di quando questi soldi dovrebbero finire nelle tasche degli italiani è singolarmente coincidente con una scadenza elettorale che lei stesso ha ricordato oggi essere molto importante, forse più importante per lei, per la tenuta del suo governo, rispetto a quello che invece è l'importanza per gli italiani. Però, vede, i giochini a prendere in giro. La vacuità delle slide, delle sue presentazioni in PowerPoint, poi si scontrano con i testi che il suo stesso governo deposita nei rami del Parlamento. Perché è vero che se da una parte dice di voler mettere 10 miliardi nelle tasche del ceto medio, anzi diciamo del ceto medio-basso, perché 1.500 euro al mese sono veramente una miseria per poter campare in questo paese, dall'altra parte però vediamo che le coperture nascono dal fatto che vengono tolte le detrazioni a chi? Soprattutto alle famiglie monoreddito, cioè a quelle che sono ancora più in difficoltà. Allora, il suo giochino, che lei è venuto qui oggi, in qualche modo a rendere l'ennesimo show,
non solo non ci convince, quindi chiaramente la risoluzione di maggioranza noi voteremo convintamente contro, ma il suo giochino, le ricordo, Presidente Renzi, che lei oggi doveva venire qui a dirci che cosa avrebbe portato sul tavolo del Consiglio europeo, non a convincere per l'ennesima volta l'elettorato che alle elezioni europee devono votare il PD, perché altrimenti lei è costretto ad andare a casa anzitempo. Io stamattina, ascoltandola, guardi, le dico molto onestamente, a un certo punto ho chiuso gli occhi e mi sembrava di ascoltare Berlusconi. Glielo dico molto serenamente. C'era, colleghi, un mio compianto, lasciamo andare avanti il collega Pini. C'era un mio compianto conterraneo, che lei conoscerà, Tonino Guerra, che diceva: l'ottimismo è il profumo della vita. È vero, lei cerca di spargere ottimismo, lei pensa che mettendo 10 miliardi di euro nelle tasche degli italiani in qualche modo poi l'economia riparta. Beh, le faccio presente purtroppo che i numeri sono totalmente diversi, che l'economia non può ripartire con questi trucchi che hanno anche un fiato molto corto, perché non sono assolutamente strutturali. Oltretutto, le rammento quello che c'è scritto, e ho detto prima quello che c'è scritto nel disegno di legge che avete depositato. Date 10 miliardi in busta paga, ma ne togliete altre 10 attraverso le detrazioni, quindi con una mano date e con l'altra togliete. Quindi alla fin fine questi 10 miliardi nel circolo dell'economia assolutamente non si vedranno. È sparita la questione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Anche qui poteva essere in qualche modo un volano per far ripartire l'economia, però vede, il problema vero dell'economia è che nessuno può permettersi realmente, neanche la Germania, di pensare a una riduzione del debito se non c'è A, una ristrutturazione di quelli che sono i patti, B, un aumento vero, concreto di quello che è il prodotto interno lordo, ma un aumento che superi il 2-2,5%. Solo questo può essere il volano per far ripartire in qualche modo l'economia e per cercare, sì, a quel punto di dare maggior ricchezza, per distribuire maggior benessere o maggior ricchezza nelle tasche di tutti i cittadini, soprattutto di quelli che lavorano, non di quelli che campano alle spalle di quelli che lavorano. Allora, vede, per fare questo, lei dovrebbe, non solo a parole, ma anche nei fatti, puntare un pochettino di più i piedi in Europa. E ci auguriamo che lo faccia. Questo, ripeto, al di là delle posizioni, noi ci auguriamo che domani e dopodomani lei lo faccia veramente, perché non è verosimile che chi non ha da mangiare, perché questo è un paese che non riesce a dar da mangiare ai propri figli, faccia beneficenza a favore di altri paesi che magari stanno meglio di noi, perché questo è quello che sta avvenendo con gli attuali vincoli che ci siamo dati nel passato rispetto all'Europa. Lei ha detto una cosa che noi non condividiamo: che per uscire dai problemi dobbiamo avere maggiore Europa. No, ne dobbiamo avere meno, dobbiamo avere maggiore autonomia, guardando in maniera, se vogliamo, anche cinica, sì, però spetta, lei ricordava il buon padre di famiglia, che deve tagliare laddove è necessario. Per fortuna ha detto padre e madre, non ha detto genitore 1 e genitore 2, di questo lo ringraziamo. Colleghi. Deve tagliare, bene, allora se deve tagliare vado in Europa dicendo una cosa che potrebbe essere assolutamente non solo condivisibile da parte nostra, ma potrebbe avere anche il nostro sostegno. Vado in Europa a dire la verità, che non sono con i 3 punti che lei ha citato, le ricordo i 10 miliardi, la famosa misura elettorale, poi ha detto intervento simile sulle aziende, però non si capisce bene con quali contenuti, e la terza mossa, la questione dell'energia. No, vede, questo paese ha bisogno di una cura da cavallo, che è legata alla burocrazia. La burocrazia in questo paese va rasa al suolo. Lei questo deve fare se vuole veramente rendere competitivo il paese. Lei deve radere al suolo la burocrazia. Deve avere questo tipo di coraggio. Vede, se avrà questo tipo di coraggio, magari le slide potranno diventare anche un qualcosa di concreto e il consenso, non solo elettorale, ma nei confronti della gente comune, potrebbe ampliarsi. Io capisco che lei ha dimostrato un certo tipo, come dire, di egocentrismo, ma ci sta in politica, serve soprattutto nei momenti e nelle situazioni difficili. E chiudo, perché manca poco, se non ho capito. Grazie Presidente. Chiudo facendo un passaggio velocissimo sulla questione della Crimea, e non solo della Crimea, e la invito, ripeto, Presidente Renzi, la invito a rileggere bene il dispositivo, perché tanto sulla questione della Crimea quanto su un'altra questione che non è stata minimamente citata, ma che in qualche modo deve essere affrontata, cioè la questione del Venezuela, sarebbe bene che venissero prese in sede europea
delle decisioni non eventuali, non light come sono state prese fino adesso, ma venisse riconosciuto soprattutto il principio dell'autodeterminazione democratica dei popoli, perché lei ha detto che ci deve essere il rispetto del diritto internazionale. Prima del rispetto del diritto internazionale ci deve essere il rispetto per il voto democraticamente espresso dai cittadini, così come ci deve essere, io capisco che il Venezuela è una dittatura comunista e voi magari qualche imbarazzo lo crea, però i morti che ci sono in Venezuela hanno la stessa dignità dei morti che ci sono stati in Ucraina. Bravissimo.